Ti metto sul canale Isola Gaming e questo è un nuovo Vlogmas. Ah! Ciao a tutti e bentornati o benvenuti in questo nuovo Vlogmas. Che non è nuovo, perché è il primo. Mi sono appena svegliato, ma per darvi la buona notizia, che poi è buona per chi non lo so, ho deciso di mettermi il completo natalizio, che è l'unico maglione natalizio che ho. Ebbene sì ragazzi, mai fatto, ma quest'anno ho deciso di fare i vlogmas. Quindi da oggi fino al 25 di dicembre vedrete un mio video. Pensa che coglione. Ma non saranno vlogmas intesi come vlog, saranno video di ogni genere. Per questo che oggi ho scelto di fare questo video, per farvi capire quale sarà l'andazzo dei prossimi. Guardate che c'è. Infatti oggi mangeremo per 24 ore solamente il calendario dell'evento di American Uncle, che devo ancora aprire. È enorme! Era tanto che non lo dicevo dopo aver aperto un pacco. È enorme, gigantesco proprio! Bellissimo! Come iniziare bene dicembre? Quindi ragazzi, in questo dicembre vedrete video sfide, vedrete video vlog, vedrete video normali, vedrete di tutto, vedrete 25 volte Kevin. E di nuovo, che coglione. E così vedrete la sfiga effettiva della mia vita, perché già oggi ho una cosa da raccontarvi, perché mi sono svegliato oggi e ho già avuto pessime notizie. Eccoci qua! Dico solo che ho pagato 250 euro una cosa che non utilizzerò mai e della quale non posso neanche fare il reso. Prima di cominciare però mi raccomando, iscrivetevi al canale, andate a mettere un mi piace a questo video, perché sì, oggi abbiamo il calendario dell'avvento ed è l'inizio dei vlogmas, raga, cioè mi dovete mettere mi piace. Ovviamente sono ben accette idee o video che vorreste vedere qui sotto nei commenti, quindi iscrivetemeli pure. I vlogmas usciranno ogni giorno alle 17, almeno ci proveremo. E ringraziamo inoltre gli amici di American Uncle che mi hanno inviato questo calendario. Ero molto indeciso se lasciarmelo da aprire una volta al giorno oppure no, però ce n'ho altri due che adesso vi farò vedere, che inizieremo ad aprire da domani. Ho deciso di farvelo vedere tutto quanto insieme, perché preferisco mangiarmi tutte queste schifezze in un solo giorno piuttosto che ogni giorno sgarrare così, perché raga è un calendario pesantissimo, non voglio immaginare cosa ci sia dentro. E come vedete non ha spoiler di nessun genere, cioè non ci sono foto né niente, sicuramente sul sito ci sono, ma io preferisco non sapere cosa c'è dentro. Quindi alla fine ho deciso oggi di aprire questo qua e per Natale aprirò due calendari dell'avvento, che adesso vi faccio vedere magari così. Però non c'è scritto di quanti grammi è. Eccoci qua spostati nel mio antro. Ah, intanto direi di aprire il calendario e poi vi racconto tutte le cose che stanno già succedendo. E sono solo le 9:41. Ah, e così siamo speranzosi per questa bella giornata di me. Apriamo la prima casella. Benissimo anche l'idea di come far aprire le caselle con l'impronta. Mi piacciono un sacco i dettagli, perché si sa che i dettagli sono quello che fanno la differenza. Tech mi piace tantissimo. È un calendario di appunto 24 giorni e io penso che sarà almeno 600 grammi, un chilo di calendario, perché pesa tantissimo. Apriamo un po' e vediamo come ci fanno iniziare il primo di dicembre. Ah no no, qualcosa c'è. Cos'è? Oh, scusami. Raga, è un Kit Kat gusto apple pie. Questo non l'ho mai neanche visto sinceramente. Quindi mangiamo questo video tesoro. Ma adesso vi racconto un attimo che cosa mi è successo stamattina. Allora stamattina mi sono svegliato. Vi spiego, io non so chi conosce il mondo delle scarpe Hypebeast, che sono tipo le Jordan, queste cose qua. Sono sempre stato fissato di scarpe, non ho mai avuto un euro per comprarle. E volevo regalarmi per Natale. È buono, ma ha un sapore, sapete di cosa? Sì, apple pie. C'è un sapore in particolare che mi ricorda sa di cannella. Una cannella che sembra un po' chimica, capito? Non è buonissimo. L'uomo magno, avete ovvio. Si sente anche un po' il sapore dello sciroppo d'acero, mi sembra. Comunque, che stavo a dire? Insomma, volevo comprarmi queste scarpe. Mi sono messo un po' a cercare. Praticamente c'è il sito di StockX. Non so chi lo conosce, però insomma, è un sito che è uno dei più famosi, forse è il più famoso. Che rivende scarpe Hypebeast come le Jordan. Vendono tutti i prodotti Hypebeast. Solamente che non è un sito dove tu acquisti e basta. È un sito sul quale si fanno delle offerte. Fai un'offerta per quella scarpa, quell'orologio, qualsiasi cosa. Abbiamo un attimo la casella numero 2. Già sto adorando io, Due barrette di cioccolato della Hershey's. Questa è Sprinkles and Cream. Questa è una barretta con cioccolato al latte, noccioline, pezzetti di Reese's. Dai, che oggi mi scoppia la fascia dei brufoli. Comunque, stavo a dire, ho fatto un'offerta, quella era la più bassa, che era di $197, quindi 170 euro all'incirca. Era la più bassa, era la minima proprio, quindi ho fatto quella. Ci ho provato, voglio provare un po' questa. E cosa succede? Io porto una taglia 46 europea. Sì, c'è il piede di fava. Ma sotto il 46 alfea non ti fanno entrare. Se tu lo vuoi, tu lo sarai. Non ti fanno entrare. Una di noi. No. Quindi io faccio questa offerta per queste scarpe che erano una taglia 12. Ma erano una taglia 12 woman. Solamente che cercando su internet ho visto che una taglia 12 woman e vi voleva sempre una 46. Vabbè, succede che molto molto brevemente.
mousse di Reese's, però c'è più cioccolato. Adoro. Primi due giorni te lasciano proprio felice. A un certo punto mi arriva una notifica dall'app che era stata fatta un'offerta migliore per le scarpe, quindi ho detto che non me ne piavo. E lì sera stavo parlando con Marina, cioè la mia migliore amica. Voi non l'avete mai conosciuto, tra l'altro. Probabilmente la conoscete in questi vlogmas. E il ragazzo di Marina lavora in un negozio di scarpe. Mi ha detto: guarda, che non male che non le comprate, perché 12 woman equivale ad una 44 europea da uomo, non una 46, che è taglia donna. Io quindi, oddio, meno male. Io stamattina mi sveglio, mi arriva la notifica dall'app che non so come, ma ho vinto quell'asta. E quindi mi hanno venduto le scarpe. 250 euro di scarpe che io non metterò mai. E delle quali non si può fare il rimborso. Molto bene. Perché questa applicazione non si possono fare rimborsi e resi. Allora, in totale queste scarpe le ho pagate in euro 217 euro. Magari lo dirò su Instagram. Chiederò chi è interessato a un 44 di queste Jordan Mid One Multicolor, che sono bellissime. Io me le volevo regalare per Natale perché sono le mie preferite di tutte quelle che ci sono. Anche se me le prenderei tutte di ogni colore. E ciao, capito. Voglio aprire per curiosità la casella numero 3. Vediamo un po'. Cosa c'è? Three Musketeers, che vuol dire tre moschettieri. È una barretta di cioccolato, credo, no? La grassezza di sto calendario. Ragazzi, è una barretta di cioccolato. Non l'ho né mai vista né sentita. Dentro c'è una specie di moo. Non capisco che sapore abbia, effettivamente. Capisco proprio che sapore abbia. So solo che mi sta stomacando tutto sto cioccolato. Anche la consistenza cosa mi ricorda un po'? Tipo il Mars. Ecco, ha un po' il sapore di Mars, ma senza il caramello. Apriamo la numero 4. Altro cioccolato, non ne faccio più. Che cosa, Snickers Almond? Cioè, invece che con la nocciolina, raga, l'hanno fatto con la mandorla. Allora, questo calendario compratelo. A 10 e lode. Assaggiamolo. Mamma, raga, buonissimo. Si sente bene il sapore della mandorla. È bello croccante. Sapete cosa ricorda un po'? I dolcetti tipo natalizi, quelli croccanti al cioccolato. 12 seconds later. Beh, io non ne posso più. Sto mangiando per foca, ma in realtà non ho più fame. Adesso però voglio farvi vedere i calendari di cui vi parlavo. Uno mi è sempre stato inviato. Questo è il mio cassetto di lavoro. Ed è questo qua, che vedete è piccolissimo, quindi non è un calendario di cibo, che mi arriva dagli amici di Cheers. Mo vi spiego che cosa c'è dentro, ma immagino che insomma abbiate un po' capito. E l'altro è questo qua, che ho preso da Ikea, che avevo preso in realtà per fare una sfida di 24 ore. Però poi mi è arrivato l'altro, ho detto: secondo me è molto più interessante quello di questo qui. Io ho detto: dai, questo me lo tengo per Natale ad aprire, così tanto 10 euro, ciao. Allora, adesso io vi spiego. È un calendario che non vedo l'ora di iniziare, perché avevo pensato all'inizio di aprirlo su Instagram, perché Cheers mi ha inviato questo calendario dell'avvento, nei quali in ogni giorno è contenuta una foto. Io gli ho inviato 25 foto, non so loro come le abbiano sistemate, però gli ho inviato 25 foto importanti per me, perché ogni giorno aprirò la casella e vi racconterò un aneddoto della foto che ci troveremo dentro. Poi non so se conoscete Cheers, però fanno un sacco di queste cose, perché loro stampano foto su qualsiasi cosa, fanno anche fotolibri, la qualità so che è pazzesca. Questa è anche una cosa che vedremo e scopriremo, quindi ringraziamo ancora gli amici di Cheers. Ma detto questo, io voglio aprire la casella numero 5 e poi basta, non gliela faccio già più. Combos, stuffed snacks, cheddar cheese. Non li conosco, non li ho mai sentiti, non so che cosa siano. Raga, sembrano dei croccantini per cani. Basta, l'ho detto. Quello che vedete qui intorno è esattamente un salatino. Ha sapore dei salatini, quelli delle feste. È croccante, una volta rompete quello dentro si sente il sapore del cheddar, che è morbido. Molto carini, molto molto carini. Detto questo, noi ci rivediamo per l'ora di pranzo. Ho aperto poche caselle in realtà, avrei dovuto aprire fino alle 8. Ma sapete che vi dico? Io le apro. Magari non le mangio, però le apro per dopo. Swedish Fish, che sono tipo delle caramelline a forma di pesce, con la numero 7, che è quella più catartica ogni volta. Vediamo che c'è dentro. Vediamo un po'. Oh, honey mustard and onion. Proviamo l'ultima casella della mattinata. Oh, vediamo che cosa c'è dentro. Vediamo un po'. Posso dire la verità? Mi sto pentendo di fare questo video. Avrei preferito aprirmi questo calendario. La casella al giorno tutti i giorni di Natale. Vabbè, c'è almeno una gioia, perché per il momento è quello che mi sta regalando. Noi ci rivedremo dopo per mangiare tutte le cose che ho aperto adesso. A few inches later. No, raga, cioè non avete capito che cosa è appena successo. Io non lo so oggi che cosa c'è nel cosmo, però mi sa proprio che mi è appena arrivata la botta di culo. Cioè, capite a me? La botta di culo. Al di là del fatto che ho avuto un'altra bella notizia. Raga, stavo montando un video e mi è arrivata una mail dal sito che vi dicevo prima, che si chiama StockX, in cui mi hanno scritto che mi hanno fatto un rimborso. Abbiamo fatto un'eccezione e l'ordine è venuto finalmente cancellato. I soldi sono stati rimborsati sul metodo di pagamento usato e l'avrai tra 3-5 giorni lavorativi. Non volevo scrivergli, ma alla fine gli ho scritto una mail al servizio cliente in cui gli spiegavo che mi sono sbagliato a fare l'acquisto. Quindi, raga, porca zozza, dai! Meno male che non ho fatto le storie su Instagram in cui dicevo questa cosa. Raghi, eccoci qui, tornati. Si sono fatte le 2:10 praticamente. E io mi sto morendo di fame.
l'esame. Però ho dovuto fare 3000 cose oggi. Sono andato in banca perché dovevo fare un altro conto. Tra l'altro ho portato anche tutte quante le cose che sono avanzate da prima. E ho finito di montare il video che dovevo montare oggi. Quindi sono pronto a mangiare così tardi per quello. Ragazzo, tavoletto di cioccolato. Devo anche mangiare le mie lenze al cioccolato bianco. Tanto abbiamo la numero 9. Vediamo che cosa c'è. Si è incastrato talmente tanto è grosso. Che cos'è? Lo sto distruggendo. Moon pie. Raga, questo qua consiglia di farlo al microonde, ma io non ce l'ho. Io lo faccio farella. Ci frega, ma che ci importa. Chiappama padello. Questa piccola. Accendiamo. Faccio riscaldare un po', ce la metto dentro al volo e la mangiamo gala. Oh, ci ho messo la carta argentata a me chiedere perché. Fiamolo. Appoggiamolo. Come che va bene così, che mi stava bruciata, sentivo una puzza di culo. C'è dentro il marshmallow? L'ho un po' bruciato, però voglio vedere che cosa c'è dentro. Proviamo un po'. Non so di niente. Non sento sapore. Dentro c'è la fluff. Boh raga, la parte bruciata è quella con più sapore. Non sento il sapore del cioccolato. Guarda come mamma mangio però. Raga è buono ma non è che sa di qualcosa in particolare. Quello intorno mi sembra un pancake molto molto sciapo. Andiamo a scofanarci. Il vostro eroe è tornato, eccomi qua. Andiamo avanti con la casella numero 10. Cosa troveremo nella numero 10? Che cos'è, la conoscete? Deliciously crispy. È una barretta di cioccolato. Però già ce ne ho diverse aperte quindi. Andiamo avanti con la numero 11. Taratatara. Skittles. 12. Oh, queste sono gomme raga. Publicious Watermelon. Quindi sono gomme al sapore di cocomero. Andiamo avanti con la numero 13. 1 e 2. Questa è una barretta di cioccolata che si chiama Flake ed è della Cadbury, che è un marchio famosissimo in Inghilterra. E ci sono i Rice Squares Crispies, questi con questo gusto cioccolato, che ho trovato anche nel calendario, quello americano di American Crunch. Quindi devo capire dentro con cosa sono. Andiamo avanti con il numero 14. Andiamo un po' a vedere che cosa c'è qua. Mi devo sbrigare perché sto morendo di fame. Questa è una barretta della Milky Way. Dopodiché vediamo con la 15 cosa ci troviamo. Parà! Adoro raga i cookies classici. Apriamo l'ultima casella per il pranzo, che è la numero 16. Vediamo un po' che cosa ci troviamo. Kit Kat Chunky, ma state scherzando! Qualcosa dal carrello? Raga, è extra extra pieno di dolci. Non ho trovato altre cose salatine. Le uniche cose salatine che ci ho trovato dentro sono... Ho un po' voglia di salata in realtà. Non so dove mettermi le mani. Raga, c'è troppa roba interessante. Allora, proverei questi perché so che tanto tutti quanti volete sapere. Fuori sono normali, raga. C'è! Sanno proprio di cioccolato bianco. Io preferisco quelli con la nocciolina dentro. Oh, buonissimi. E poi avrò questa di Kit Kat, raga. Che dentro ha la cookie dough, crema di biscotto. Raga, ma la cattiveria! Io non so se ci stiamo arrendendo conto della prepotenza. Sapete che non mi piace? No! Non ti riesco a rimanere troppo male. Mi lascia un sapore, un retrogusto, come un tipo di amaro in bocca, non di dolce. Mi piace proprio. Levare quel sapore e mangerò un po' di questi. Sono i cookies normali. Chissà fra l'altro che cosa ci sarà nell'ultima fila, ma soprattutto nel 25. Non sono buonissimi. Non sono saporiti come altri cookies che ho mangiato, ma anche banalmente quelli della Milka. Sono un po' sciapetti. Raga, mi sto mangiando perché sono morito da fame. Che dire ragazzi e ragazze. Mangiare tutti questi sono proprio buoni. E niente, devo andare a mettere la nuova mascherina dell'Invisalign, perché è lunedì, è passata una settimana e devo mettere la nuova mascherina. Che se sentite il rumore della lavatrice è perché se lavavamo i vestiti. Prendiamo allora la mascherina che io ho messo tutte quante qui nel mio coso di skincare. E oggi metterò la mascherina numero 6 di 16. Apriamola. Ovviamente le sciacquo. Metadent, lasciati sponsorizzare. Fatto ciò, adesso ho una call di lavoro e poi penso di potermi riposare un pochino e ci rivediamo direttamente a cena. Buongiorno. Allora, ieri sera è successa una cosa. Ho perso la sfida perché ieri sera, dopo la doccia, ho mangiato quello che dovevo mangiare. Insomma, adesso andiamo e apriamo tutto il resto del calendario, perché è cosa buona e giusta. Andiamo avanti con le caselle. Via con la 17. Poi vediamo un po'. 100 grand. Anche questo mai sentito.
Hit, un altro berti di cioccolato con il toffee dentro. Oh, popcorn caramellato, una roba del genere. 19, ci avviciniamo. Hot fries, hot quasi come me. Ci avviciniamo, raga, andiamo al numero 20. Sacnet, mai sentito neanche questa. Arriviamo alla settimana di Natale. 21, c'ho un'ansia che ce lo fanno finire male sto Natale. Questa è una barretta di cioccolato di Cadbury con dentro il caramello. 22, snack alla pizza a forma di pizza. Il 23, cioè raga, ma che figata. Questo qua è la gomma, quella là tipo a scotch, no? Fighissimo. Arriviamo alla vigilia. Vediamo un po' la vigilia che ci fanno trovare. Ma la non lo so, dentro non c'è crema marshmallow. Non mi piace questo per 24. Arriviamo al 25. I Reese's grandi. Ok raga, voglio provare assolutamente questi. Non mi importa niente che sono le 9.40 del mattino. Queste tra l'altro ieri sera per la cena erano tipo perfette. Sono come gli altri coccantini, però a gusto pizza. No, devo dire poi niente di diverso dalle patatine anche da San Carlo a gusto pizza, eh. Comunque, facciamo un resoconto di questo calendario. Fate voi tutte quante le cose che c'erano dentro, la cui maggior parte era cioccolato, eh. Mi mangio questa perché sarà tipo la mia preferita. E passiamo appunto al resoconto finale. Un calendario da 10, meraviglioso proprio. C'erano taglie piccole, solo taglie grandi. C'era tanto cioccolato, sì, è vero, ma è normale. Cioccolato bianco. Quindi niente amici, questo vlogmas finisce qui. Noi ci vediamo domani con un nuovo vlogmas. Vi ricordo di iscrivervi al canale, andarmi a seguire su Instagram e mettere un mi piace e questi video. Perché sì, perché cosa buona e giusta. Dai che da domani apriamo insieme anche i calendari dell'avvento. Ci vediamo nel prossimo vlogmas. E niente, ciao.